È l'ora della verità. La Resata 600 torna sul circuito di Varano dei Melegari con il suo leader incontrastato, Alberto Bettella, che dopo l'ennesima pole position ha qui la prima possibilità di andare a laurearsi campione della Resata 600. Primo match point quindi per il pilota che ha dominato questa categoria. Andiamo prima in griglia. Fabio, partenza dalla seconda fila in quarta posizione, sarà una gara d'attacco? Senz'altro, assolutamente. Siamo di carenza e un grosso in bocca al lupo allora. Cristian, parti leggermente arretrato, ma ci sarà da battagliare davanti, proverai a stare là con loro? Proviamo, parto con un tempo che è nettamente inferiore del mio, che ha girato un po' più forte oggi, quindi provo a stare comunque di gara un po' più forte, vediamo. Grosso in bocca al lupo allora. Grazie mille a te, grazie. William, una posizione in griglia che non ti appartiene, proverai ad attaccare fin dall'inizio? Sì, speriamo, sì, sicuramente. Una mia arma è la grinta e andare fino in fondo, quindi cercherò di dare il massimo e di recuperare più posizioni possibili, sperando che la moto non mi molla, insomma. Un grosso in bocca al lupo. Grazie, ciao. Il primo vero match point per Alberto Bettella. E ora diamo la parola ai piloti. Il semaforo rosso e parte gara 1 della Resata 600. 8 giri di pura tensione da vivere per il numero 79, che ha una grande possibilità per andarsi a laureare campione della Resata 600. Subito intanto, perché c'è Nicolò De Padova che vuole dare l'accezione. Carambola là dietro, carambola là dietro. C'è una caduta, ci sono delle cadute. Piloti che rientrano qua dietro. Carambola subito, bandiere gialle che sventolano. Vediamo se magari la regia ci porterà un replay di questo fatto che è successo in curva 1, tanti piloti caduti là dietro, anzi probabilmente abbiamo visto un pilota a terra e tanti piloti andare dritti. Vediamo, sono Ranzani e Larini probabilmente, Ranzani e Larini subito fuori. Peccato, sono loro due, Larini proprio della Resata 600, mentre invece Ranzani della categoria Challenge. Ma andiamo qua davanti con Alberto Bettella, leader incontrastato di questa categoria, che se n'è andato subito via come ha sempre fatto in tutte le gare di questa Resata 600, a renderci anche un po' tra virgolette noiosa questa categoria, ma sicuramente non è noiosa per lui perché è incontrastato, vorrà andare a vincere. Ma Nicolò De Padova è lì pronto a tallonarlo, tallonato veramente da pochi Alberto Bettella in questa categoria quest'anno, veramente incontrastabile, sgondola un po', mamma mia come si muove in uscita, sta spingendo forte perché vuole andare subito a prendersi questo campionato nel suo primo match point. Ricordiamo la classifica della Resata 600, è Bettella primo con 166 punti, Osler è secondo con 116 punti, terzo c'è Copponi a 112 punti, quarto c'è William Benedett, è partito un po' indietro, ha avuto qualche problemino alle motori, è riuscito comunque a partire nonostante una qualifica dove sembrava aver avuto qualche problema, è comunque riuscito a partire, ma partirà decimo ed è quarto in campionato con 107 punti. E proprio qui Nicolo Carpina con 101 punti è quinto in campionato, poi abbiamo De Padova che è qui secondo a tallonare, provare a tallonare Alberto Bettella se ne sta andando completamente via il numero 79 con il primo match point per andare a vincere il campionato. Mamma mia, andiamo alla staccata della Jack X per poi affrontare la Ferro di Cavallo. Andiamo in un board con Bettella, andiamo, seguiamolo. Ci stacca però la regia all'entrata della X, volevamo sentire un po' il motore della moto di Alberto Bettella. Andiamo a monitorare anche i primi passaggi sul traguardo adesso con Bettella e De Padova che stanno per passare sul traguardo. Andiamo a vedere i primi tempi, esce sul cordolo, tutto sul cordolo. Bettella chiude 1.09.102 il tempo di Bettella, 1.09.3 per De Padova. Andiamo intanto a monitorare, sì, ci confermano comunque che erano Ranzani e Larini i piloti che sono andati out sulle moto giapponesi Yamaha e Honda ad essere usciti di scena subito alla prima staccata in quella carambola che abbiamo visto, mentre invece là dietro in terza posizione troviamo Bassi, tanto si mette dentro l'attacco qui alla parabolica, si infila dentro, va all'attacco, William Bennett si infila dentro e si mette in settima posizione alla rimonta come ci è abituato purtroppo, perché lo vorremmo sempre vedere lì davanti il buon William Benedett, che è sempre stato costretto alla rimonta in queste gare della Resata 600, scusate, un po' per qualche problemino alla moto, un po' per qualche qualifica che sì
è andata così così, tipo questa di Varano e alcune anche sempre per le partenze non ottimali, e l'abbiamo sempre un po' ripetuto che il suo tallone d'Achille sono state le partenze, ed è sempre stato costretto alla rimonta e le sue rimonte. Intanto l'attacco si mette dentro, va dentro la ferro di cavallo così, mamma mia che attacco provvidenziale da parte di Omar Bonoli, che si mette in sesta posizione, così si va a prendere una posizione molto importante, mentre qua siamo on board con Daniele Bassi in questo momento, terza posizione per lui, partito dalla quinta posizione, buon risultato per il momento per lui. Alle sue spalle invece abbiamo Diego Copponi, tanto ci ricordano sicuramente Copponi de Padova, Benedetto, la grande battaglia che abbiamo visto nel duello di Magione, abbiamo visto una bella gara che però in questo momento sembra essere già particolarmente sgranata. Abbiamo, vediamo lì dietro, eccoli là dietro, appena vediamo Osler e Copponi, poi vediamo Bonoli, Carinelli, proprio loro che ci hanno fatto vedere, come dicevamo prima, una grande battaglia in quella di Magione, mentre invece qua davanti Alberto Bettella è sempre davanti a tutti con De Padova che prova a stare lì. Sarà circa un secondo il distacco che ha il numero 25 nei confronti del numero 79. Eccoli qua intanto, eccoli qua Carpina e Osler insieme in questo terzetto. Peccato vedere dietro Osler e Copponi così indietro, li abbiamo sempre visti particolarmente davanti, soprattutto Osler che fatica un po' perché è secondo in campionato, ma momentaneamente in questo campionato virtualmente non è più in seconda posizione con una buona... Attenzione, vediamo una staccata profonda da parte di Copponi, che in questo momento andrebbe davanti ad Osler nel campionato. Intanto si prova a mettere di traverso il pilota numero 217, intanto lo vediamo lì Niccolò Carpina, anche l'uno dei protagonisti che abbiamo visto a Magione. Affrontano il rettilineo. Andiamo a vedere un po' i tempi. Intanto sul traguardo abbiamo visto dei buoni giri da parte di Bettella, che ha girato in 1.09.004. Il giro più veloce della gara ovviamente lo fa lui, ma De Padova comunque aveva risposto qualche giro fa in 1.09.078. Quindi è comunque stato particolarmente lì vicino, ma i tempi dopo comunque abbiamo visto una serie di 1.09.4 da parte di De Padova contro gli 1.09 bassi, molto bassi, che ha fatto Alberto Bettella. Intrada, eccolo qua, lo vediamo inquadrato Cristian Pocobello, lo vediamo in tredicesima posizione il pilota numero 74 che affronta adesso la Jack X e poi si entrerà nell'ultima parte del tracciato. Nuovo passaggio sul traguardo intanto per i piloti della Ricciata 600, sempre terza posizione fissa per Bassi, mentre Osler intanto viene tallonato da dietro, sempre qui il terzetto che magari ci potrebbe dare un po' di bagarre, bagarre che c'è sempre stata, ma non per la prima posizione in questo campionato, la bagarre c'è sempre stata dalla seconda posizione in giù. E sicuramente questo, televisivamente parlando, sicuramente non è uno spettacolo bello per i piloti che hanno sempre visto Alberto Bettella, leader incontrastato, l'abbiamo sempre visto, sarà sicuramente meglio per lui, meno show per Alberto Bettella, che ovviamente non interesserà nulla di queste parole che stiamo dicendo in questo momento, perché lui prende e va, è andato a vincere, non gliene frega assolutamente nulla, giustamente parlando, sportivamente parlando, essendo un pilota della bagarre. Meno lotta c'è, più prime posizioni ci sono, meglio è per il pilota che sta per andare a vincere il campionato della Racetrack 600, sarebbe la prima assoluta per lui dopo vari anni, comunque sempre stato alla rincorsa, anni di esperienza in cui ha sempre fatto bene, ha iniziato bene facendo anni di esperienza, è andato verso un campionato totalmente dominato e parliamo di pole, parliamo di qualifiche, pole position, giri veloci e gare totalmente vinte, non ne ha persa una il signor Alberto Bettella, che attenzione, tanto qua che taglio sull'ultima variante andando sul verde. Andiamo qui con De Padova che ormai molla la presa, il numero 25 molla nei confronti di Alberto Bettella. Nuovo passaggio intanto verso la prima staccata della prima S, rinominata così sull'autodromo Riccardo Paletti, che anche se è la seconda variante, perché ovviamente vediamo le prime due curve che sono una chicane, la seconda chicane rinominata prima S. Andiamo con Bettella, leader del campionato e futuro campione. Andiamo sicuramente, lo dicevamo, non ha perso niente, magari alcuni piloti magari si aspettavano uno 0 da parte di Bettella, no, il classico 0 che fa quel pilota quando è sempre leader incontrastato, che tutti dicono ma uno 0 comunque lo farà, quello 0 che potrebbe riaprire il campionato, mentre qua intanto c'è una grande lotta, va all'interno mi sembra Osler questo inquadrato, va all'interno nei confronti di Niccolò Carpina, si mette dentro
e va a prendersi una posizione importante. Eccolo qua, vediamo inquadrato proprio, anzi no, scusate, era William Bennett, non era, non l'abbiamo visto dalla segnalazione delle pilota l'onboard, ma era comunque William Bennett sempre alla rimonta, si mette in ottava posizione il pilota numero 5, il pilota numero 6, scusate. Grande attacco provvidenziale forte da parte del pilota Yamaha, che sappiamo che ha il passo per star sempre davanti, ma purtroppo c'è sempre qualcosina che lo ingarbullisce, c'è qualcosina che non gli permette di fare quello che lui vorrebbe fare. Ultime tornate invece adesso per Alberto Bettella, che sta per andare a vincere il campionato della Restartax 600. Lo dicevamo, l'abbiamo sempre ripetuto, leader incontrastato, non c'è stata gara per nessun pilota nel cercare di contrastarlo, perché appunto abbiamo rinominato leader incontrastato. Affronta le ultime curve Alberto Bettella per andare a laurearsi, a consacrarsi, va ad attaccare anche i doppiati, va ad attaccare Marco Laurenzi, affronta le ultime curve il pilota numero 79. Andiamo invece a vedere là dietro cosa succede. Ha passato il doppiato, sempre De Padova lì, Bassi qui in terza posizione, quindi tutto regolare in queste ultime curve, e Alberto Bettella vince ed è campione della Restartax 600 con 3 gare di anticipo. Grande vittoria, grande campionato, totalmente dominato, non c'è stata storia. Bravo Alberto, grandissima gara, grandissima vittoria, grandissimo campionato. Onore anche agli altri che ci hanno provato a stare attaccati insieme a lui, ma non c'è stata veramente partita. Incredibile. Varano, penultimo appuntamento di un campionato rovente, quello della Restartax 1000, con ben due piloti in testa, classifica a pari merito. Parliamo di Matteo Cristini e Diego Vitellaro a 125 punti. Occhio però anche a Gabriele Proietti, terzo, a 120. Dalla pole per questa gara 1 della Restartax 1000 c'è Matteo Gallan. Andiamo in griglia a sentire i pareri dei piloti prima di partire. Giorgio Zecchinati, partenza da terza fila, sarà una gara d'attacco per cercare di riprendere quelli che ti precedono? Ma sono, diciamo che quelli davanti sono molto molto veloci, quindi ci proviamo a divertire, a fare il possibile per voi posso fare. Un grosso in bocca al lupo. Grazie. Fabrizio, parti un pochino arretrato, ma c'è margine per migliorare, eh? Sì, la margine, almeno ci proviamo, quello sicuro. Vedo se riesco a fare una buona partenza e poi... Provi a starci attaccato. Sì, sì, ci provare, ci proviamo. In bocca al lupo. Grazie allora. Mille. Ci avviciniamo ad un finale elettrizzante per la Restartax 1000 e ora diamo la parola ai piloti. Il semaforo rosso si spegne in questo momento con qualche moto che si impenna lì dalle prime file. Non è una buona partenza quella di Gallane, buona quella di Cristini, con Vitellaro che all'esterno mette fuori la gamba di salvataggio e si mette in seconda posizione alle spalle di Matteo Cristini, il suo rivale del campionato, perché Matteo Cristini e Diego Vitellaro, come dicevamo in apertura, sono primi a pari merito in campionato a 125 punti, seguiti da Gabriele Proietti a 120 punti. E quindi sarà sicuramente una bagarre, una lotta fantastica fino alla fine del campionato in questo penultimo round di Varano. Mentre intanto là dietro dall'onboard di Cristini vediamo che Gallane si infila dentro Vitellaro, nonostante una brutta partenza è subito lì, ha subito rimontato, si mette in seconda posizione, va alla caccia del leader della corsa, nonché leader del mondiale virtualmente, Matteo Cristini. Gallane, che ricordiamo, partito dalla pole, non partito benissimo, ma comunque... fatto un'attenzione, si infila dentro Proietti, su Vitellaro si mette dentro, peccato per Vitellaro che perde due posizioni subito in questo avvio di gara, partito bene ma comunque non è riuscito a mantenere salda la sua seconda posizione, nemmeno la terza, e adesso si dovrà ritrovare a rincorrere. Dicevamo di Matteo Gallan, non partito benissimo, comunque ha rimontato subito, è quarto in campionato a 93 punti e quindi, nonostante sia questa la penultima gara di Varano, siamo in attesa comunque di affrontare anche l'ultimo round di Cervesina, quindi ci sono ancora tanti punti da assegnare. In quinta posizione in campionato invece abbiamo Diego Scaltritti, che è partito 14esimo. Forse questa potrebbe essere l'ultima chance di vederlo protagonista nel campionato, perché comunque ha 91 punti, si trova in quinta posizione, quindi se diciamo che Gallan con 93 punti e qui davanti si potrà giocare il campionato, lo diciamo anche con Scaltritti, però le sue possibilità sembrano essere anche ridotte. Non l'abbiamo neanche visto molto protagonista in questo campionato, sempre lì comunque tra i primi 5-6, ma mai veramente in lotta per la vittoria come l'abbiamo visto per Vitellaro, Cristini, Proietti e Gallan, che in questo momento sembra pressare notevolmente il numero 88, leader del campionato virtualmente, se andiamo
a contare i punti anche di questa gara, ma tutto è possibile di questi 8 giri della Race Attack 1000. Arrivano la JX per poi affrontare la Ferro di Cavallo, i piloti Cristini, che dovrà essere comunque molto capace anche di saper gestire la gara, di saper gestire la pressione. Dalla tabella magari gli segnaleranno che Vitellaro è quarto in questo momento, Cristini è terzo, Proietti è terzo, con Gallan alle sue spalle. Molto insidioso, sarà un finale elettrizzante, come dicevamo a inizio gara, penultimo appuntamento qui a Varano, l'ultimo a Cervesina, quindi ancora tanti punti da segnare, tanti colpi di scena che magari potrebbero accadere. Vitellaro che ha perso un po' di tempo, intanto ha perso un po' di smalto nei confronti di Proietti, partito dalla quarta posizione. Vitellaro si trova in questo momento in quarta posizione, Gallan partito dalla pole si trova secondo, con Cristini che è comunque lì ben saldo in prima posizione con Gallan, che vediamo se adesso avrà la possibilità di studiarlo, se avrà la possibilità di studiarlo appena e di prendere e andare via magari in una possibilità di voler una volta dopo averlo passato. E vediamo se comunque al passo anche per tenerlo, perché Cristini comunque ha sempre avuto un grandissimo passo notevole in tutte le gare di questi trofei Motestate. Proietti invece terzo, anche lui solido lì, sembra non averne per andare a recuperare i primi due in questo momento, ma la gara è ancora lunga e dopo aver monitorato questo giro andremo a vedere i tempi con Gallan, che si prova a far vedere, a subito andare verso l'interno, dovrà fare una traiettoria un po' larga per poi uscire, cercare di uscire forte e andare sul rettilineo per andare a monitorare i primi tempi. Andiamogli a vedere: 1.09.311 per Cristini, 1.09.4 per il buon Matteo Gallan, 1.09.6 per Proietti, 1.10.3 per Vitellaro. Ha girato molto lento il pilota numero 75, probabilmente avrà fatto, ecco perché è un piccolo errore, probabilmente fosse in curva 1 che l'ha un po' distanziato da Proietti. In questo giro l'abbiamo visto particolarmente lontano, quindi occhio alla gara di Vitellaro, quindi che non è un tempo sicuramente dato. Si mette all'interno alla parabolica, si butta dentro, va dentro la parabolica e va a passare, si passa verso lì il rettilineo per poi andare verso la prima S illuminata così nel circuito dell'autodromo Riccardo Paletti, lungo 2.3 km. Quindi dicevamo che il tempo di Vitellaro sicuramente non è da monitorare, perché 1.10.3 sicuramente non è un tempo da Vitellaro, non è un tempo dei top della Race Attack 1000. Quindi andremo a ricalcolare dopo il passaggio sul traguardo di Diego Vitellaro. Andiamo qua anche un po' nelle retrovie, abbiamo visto Ravagli inquadrato il numero 4. Andiamo in on board, adesso andiamo un po' con la Ferro di Cavallo, che sarà la prossima curva affrontata dopo la X, questa l'uscita della Jack X, poi andiamo verso la Ferro di Cavallo. Andiamo qua davanti invece, andiamo a vedere i passaggi sul traguardo. 1.08.9 per Cristini, giro più veloce della gara, 1.09.7 per Proietti che è terzo sempre, 1.09.0 per Matteo Gallan. Stanno girando insieme praticamente Gallan e Cristini, gira più veloce di un decimo Cristini, mentre Vitellaro torna su dei regimi importanti, 1.09.4, quindi gira sì più forte rispetto a Proietti, quindi vediamo se lo potrà andare a provare a prendere. Mentre invece qua davanti la situazione non cambia verso gli ultimi giri, comunque siamo verso comunque la metà gara di questa Race Attack 1000, un campionato che per il momento questa sarebbe una gara importante per Cristini, perché prenderebbe molti punti nei confronti di Vitellaro soprattutto, che è quarto, e nei confronti anche di Proietti che comunque è terzo. Quindi andiamo a monitorare anche il giro veloce, la pole, ricordiamo che Gallan ha due punti aggiuntivi per la pole, quindi sarà sicuramente un vantaggio nei confronti anche di Cristini nel cercare di prendere la pole, di prendere il giro veloce. Si mette dentro Gallan, lo fa subito, sorpasso pulito nei confronti di Cristini, si prende la leadership e vuole subito scappare via, come dicevamo anche qualche giro prima. Vediamo se ne avrà anche per scappare, sembrava essere un po' in fase di studio. Stacca forte Cristini, stacca forte molto Gallan, che mette anche di traverso la sua Yamaha numero 23 mettendo fuori anche il piedino, e sembra voler subito andare via, sembra voler subito andare via Matteo Gallan, lo dicevamo prima, sì, sembrava comunque in fase di studio, e mette di traverso ancora la sua Yamaha che va largo, la parabolica va largo, vediamo se Cristini avrà la possibilità, non ha la possibilità perché era anche già un po' lontanino, aveva preso qualche metro importante. Gallan, andiamo in on board con Cristini. Stacca la regia dall'onboard, dove abbiamo visto sempre mettere fuori il piedino da parte di Matteo Gallan, mentre qua la situazione dietro rimane invariata. Cristini sembra uscire forte verso la JX.
Vediamo se ne avrà per stare con lui. Vediamo i tempi dopo, perché sarà molto interessante. Questo sarà sicuramente un giro provvidenziale per Gallan, che sta spingendo veramente molto forte. Sta spingendo forte Gallan per recuperare punti in campionato. E si è esteso! Si è esteso clamoroso, incredibile! Si è esteso Gallan! Colpo di scena clamoroso per il mondiale. Non per il mondiale, viene naturale dirlo, perché 1-0 pesantissimo per il campionato. 1-0 che regala così la leadership del campionato nuovamente a Cristini, e regala la leadership della gara nuovamente a Cristini. Lo diciamo 2-3 volte. Incredibile, si è esteso Matteo Gallan, clamoroso, incredibile. Incredibile, questo non ci voleva per il pilota numero 23, che probabilmente dice addio alla possibilità di giocarsi il campionato. C'è sempre gara 2, ricordiamo, doppia gara, fa la race attack 1000. Ma questo è veramente incredibile, clamoroso. Clamoroso veramente, si è esteso in entrata all'entrata comunque delle ultime due curve. Ancora doveva percorrere le ultime due chicane. Incredibile, clamoroso. E Cristini ringrazia sempre leader incontrastato a questo punto della gara, e a questo punto virtualmente leader del campionato, con Vitellaro terzo e Proietti secondo. Incredibile, veramente incredibile. Stava spingendo sicuramente tanto Gallan per cercare di scappare da Cristini. Si vedeva che probabilmente ne aveva di più, forse anche un eccesso di foga da parte del numero 23, che comunque sì, avrà la possibilità di rifarsi in gara 2. Però questo è un colpo pesantissimo, un colpo bassissimo per il campionato. Mamma mia, vediamo in uscita intanto dalle telecamere di servizio del circuito il buon Matteo Cristini, che ormai in solitaria si va, andrà a prendere, a meno anche qua di colpi di scena, potrà solamente gestire anche comunque una vittoria che è sempre molto più vicina. Andiamo a vedere gli ultimi tempi. Cristini che gira in 09 e 5, il suo ultimo passaggio. Proietti 09 e 8. Un vero peccato per Gallan, che andiamo a monitorare dal monitor dei tempi. Dov'è Gallan? Si ritrova veramente indietro, si trova in nona posizione in questo momento Matteo Gallan. Quindi veramente un peccato. Sventano intanto le bandiere verdi, perché comunque prima c'è stata la caduta di Gallan. Giustamente i Marshall dicono che il pericolo se n'è andato. Andiamo a vedere anche un po' là dietro. Quarta posizione per Fabretti, buon risultato per lui, partito quinto. Facciolini è in quinta posizione in questo momento. Sesto Galdoni, l'abbiamo visto protagonista nella prima gara di Varano qui. Galdoni, che però purtroppo, ricordiamo, si è steso sulle finali mentre era in lotta per il podio, un vero peccato. Settimo c'è Zecchinati in questo momento, ottavo Maneggia, nono, come dicevamo, Gallani a chiudere la top ten. C'è Scaltritti che era quinto in campionato, ma adesso il leader incontrastato è sempre Matteo Cristini, che va a vincere gara 1 della Race Attack 1000. Lo fa davanti a Gabriele Proietti e poi Diego Vitellaro. Sarà sicuramente un finale di campionato emozionante. C'è ancora gara 2 da vivere, c'è ancora un weekend di gara completo da vivere, quindi ancora i punti da segnare sono tanti. Per Gallan è 1-0 pesante, ma ancora 3 gare ci sono da fare, quindi ancora il mondiale, per il campionato scusate, per lui matematicamente non è ancora finito. Grande prestazione da parte di Cristini, bravi Proietti e Vitellaro comunque a stare lì, poi Fabretti, Facciolini, Galdoni, Zecchinati, Maneggia, Gallan nono e decimo Scaltritti a chiudere la top 10 di questa gara.